Ciao ragazzi, in questo video analizzeremo in pochi minuti i contenuti della poesia Spleen di Baudelaire, contenuta all'interno della raccolta I fiori del male. Il poeta sceglie il termine inglese spleen, che suggerisce un misto di sentimenti che vanno dalla noia alla malinconia, all'insofferenza, per delineare appunto quello che è lo stato in cui si trova, uno stadio in cui c'è un profondo tedio esistenziale. Questa condizione è descritta con un'estrema ma dolorosa lucidità. Ci troviamo di fronte alla noia e al vuoto che invadono l'anima, provocando ovviamente un senso di angoscia insopportabile. Il termine spleen deriva dal termine greco che indica l'umore tetro, la malinconia che caratterizza i poeti decadenti. È una sensazione che si impossessa dell'individuo e che cresce in maniera spropositata fino a sfociare nell'angoscia. La noia rende claustrofobica l'esistenza. Baudelaire ci dice che è come se il cielo fosse un coperchio che opprime e schiaccia l'anima. La terra diventa una prigione umida e segreta all'interno della quale un pipistrello sbatte le ali contro il muro e la testa contro il soffitto marcio. Il cervello diventa il regno dei ragni che tessono delle ragnatele che altro non sono se non i cattivi pensieri. E in questo mondo, in cui l'anima è totalmente invasa da questo tedio esistenziale, la speranza, che è qui personificata, lascia il passo ad un'angoscia profonda, che rende di fatto palese tutta la percezione della banalità del vivere, di un'esistenza che scorre senza scopo, in cui tutto sembra essere uguale a se stesso. E assistiamo, alla fine, a un corteo funebre, ovviamente metaforico, che è quello della speranza che è stata vinta dall'angoscia. Il poeta vive in questa condizione. Questa è la sensazione che prova l'artista moderno, una sensazione di oppressione che paralizza la mente e l'anima e che annulla ogni speranza, ogni slancio, ogni possibile aspirazione. Lo slancio verso il bene, verso il bello, sembrano essere sempre vanificati e destinati alla delusione, poiché tutto si scontra con la realtà, con una società ostile ed ottusa. Baudelaire utilizza un ritmo piuttosto lento e monotono e costruisce una serie di immagini e sensazioni negative. Il suono delle campane che sentiamo all'interno della poesia appare come una sorta di esplosione di follia, una follia che si contrappone alla seconda parte della poesia, dove c'è una sintassi più semplice, dove tutto sembra più breve, dove c'è il trionfo dell'angoscia. Il linguaggio è ovviamente innovativo. Troviamo delle parole comuni che creano delle similitudini. Coperchio è una parola comune, pipistrello è una parola comune. Spesso troviamo delle personificazioni, la speranza e l'angoscia sono infatti personificate. Sono scritte con la lettera maiuscola perché il poeta vuole attribuire loro quello che è un valore universale ed esemplare. Pensateci un po', quale potrebbe essere la sensazione di chi prova una noia esistenziale di questo tipo, di una persona che non riesce a reagire?